Salve a tutti operatori, bentornati sulla Rainbow 6 da Comma. A parlarvi è Raff, il solito mute. E devo dire che mi siete mancati. Sono stato qualche giorno fermo, un po' fuori, un po' di mare pure per me. Mi siete mancati voi, non mi è mancato questo caldo. Davanti al PC non si può stare. Anzi, sono curioso di sapere se voi siete in ferie, siete andati in ferie, se state giocando a Rainbow Six. Chiacchieriamo un po' nei commenti. Fatto sta che, come ormai un po' la prassi, abbiamo avuto modo di provare in anteprima, grazie all'invito di Ubisoft Italia, la nuova season. Si chiama Crystal Guard e arriverà, stando anche alla data che poi si vedrà alla fine del video che vi mostro a breve, teoricamente tra la seconda e la terza settimana di settembre. Perché a quanto pare il reveal della nuova operatrice, spoiler, è un'operatrice, d'attacco, tra l'altro, arriverà il 16 agosto. E ovviamente lo seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch. Ve lo lascio in descrizione, ma tanto è Rainbow 6 Itacom. Mi raccomando, quando ci sono gli eventi, lo sapete, vi aspettiamo su Twitch. Ora vi lascio il trailer e poi ce l'andiamo ad analizzare insieme. My work keeps us one step ahead. The best that money can buy. Our agents may have their skill sets, but my designs, they give us the edge in the field, so that we can hit hard and come back safe. Not a scratch. Voglio partire da un'osservazione. Lo stile grafico dell'operatrice, ma di tutto ciò che vedo, mi è piaciuto tantissimo. Di questo voglio dare atto. Mi piace anche la divisa che ha addosso l'operatrice, ma ora ce l'andiamo a vedere per bene insieme. Ecco qua. Il tutto parte con questo simpatico robottino che cammina dinanzi all'operatrice e davanti a questa struttura che ricorda tantissimo uno degli specchi neri di Mira. E in effetti voglio aggiungere questa osservazione. Nel parlato è lei stessa che va ad evidenziare più volte che le sue tecnologie stanno aiutando gli operatori. Quindi si tratta evidentemente di un ingegnere, non che ci volesse, ecco, quale questa mia affermazione per farvelo capire, ma soprattutto di qualcuno che sta lavorando ai gadget anche per altri operatori. Parliamo di un'operatrice croata, questo penso di non avervelo detto, ma questo si sapeva già quando è stata rivelata la roadmap di quest'anno, quindi terza season, operatrice croata, e voglio che poniate attenzione su un dettaglio interessante. Un attimo, e facciamo così. L'operatrice si chiama Osa, quindi non è l'operatore operatrice Thorn di cui parlavano gli sviluppatori nell'Ask Me Anything, di cui ho parlato tra l'altro nell'ultimo video di questo canale. Se ve lo foste perso, ve lo faccio comparire ora in alto a destra, e si tratta del video in cui gli sviluppatori hanno risposto a tantissime domande dei player di Rainbow Six. Però in un passaggio si erano auto-liccati il nuovo operatore, il nome di questo nuovo operatore, Thorn, e soprattutto avevano aggiunto: arriverà un'arma nuova con questo operatore. E non è questo. Questa è Osa, quindi è possibile che Thorn sia l'operatore della quarta stagione. Volevo fare una precisazione in merito, ritorniamo al trailer. C'è questo zoom sull'operatrice. Quando ho visto per la prima volta questa immagine ho detto: ok, fammi fermare, fammi guardare negli occhiali se si nota qualcosa. Ma non c'è nulla di particolare, ho provato anche ad aumentare il contrasto su Photoshop, anche perché poi in realtà ciò a cui sta guardando è questa sorta di scudo che ci mostra tra un istante. Mi piace tantissimo il tatuaggio sulla spalla, che non ho riconosciuto in maniera particolare, non lo so. Sto controllando una cosa sul web, mi sembra un po' una sezione aurea mixata con una sorta di bussola, forse? Non ne ho idea, anzi, se avete qualche dettaglio voi di più in merito me lo scrivete nei commenti. Ciò che voglio farvi notare è sicuramente il poster dietro la mia telecamera, che vi disattivo ora, eccolo lì. Empires of the Plutomamamus, non so come si legga quella roba lì. Si tratta di una cosa che ritornerà più avanti. Come vi ho detto, noi abbiamo avuto modo di provare questa operatrice, è solo una chicca in questo caso, nulla di più, però poi ve ne parlerò a tempo debito. Viene alzata questa struttura che assomiglia a tutti gli effetti a uno scudo, mi ricorda molto quello di Clash, se devo essere sincero, e poi lei se lo piazza davanti, appoggiandolo prima sul davanzale di questa finestra, è una tipica finestra di Rainbow Six con tanto di barricata di legno rotta a destra e a sinistra, per poi attivare una sorta di propulsione, premendo i pulsanti che si vedono per un istante, qui. Lo so che è un po' sfocata l'immagine, ma si vedono qui e qui i due pulsanti. Lei lo piazza giù, preme questi pulsanti,
toglie le mani, questo scudo si allarga in automatico e si aggancia con questi artigli, diciamo, la struttura al di sotto della finestra. Ma in effetti ciò che notiamo subito è che dopo aver attivato il robottino alle spalle della finestra si accende una luce e si attiva questo mitraglione devastante che continua a sparare verso il vetro, ma ci fa capire palesemente che si tratti di un vetro antiproiettile. Lei riprende il suo robottino e ora attenzione all'altra sua spalla, perché qui c'è il logo dei Night Haven, quindi il gruppo militare di Kali, di cui fa parte anche Wamai, Ace, Aruni e così via. Quindi lei fa parte di Night Haven e in questo suo modo di approcciarsi molto alla mira, anche per il gadget ovviamente, è quasi scontato dire che si tratti dell'ingegnere dei Night Haven. Quindi un po' lo stesso ruolo che ha Mira nel Team Rainbow. Sorrisino bello cattivo dell'operatrice che guarda in cam come succede sempre e qui abbiamo full reveal 16 agosto, quindi il reveal completo, come vi dicevo, il 16 agosto. Voglio farvi notare un piccolo dettaglio però, tornando sullo scudo, ovvero questa base qui, oltre all'artiglio che spunta anche dal lato opposto, l'abbiamo visto dalla parte davanti, ma c'è anche posteriormente, ma soprattutto c'è questa sorta di pulsante rosso che ancora una volta ricorda tantissimo la bomboletta al di sotto degli specchi neri di mira. In questo caso abbiamo un attaccante, Osa è un nuovo attaccante per Rainbow Six. Contrariamente a quanto dicevano i leak negli scorsi mesi, si parlava di un difensore. A questo punto non vorrei avessero invertito questo Thorn di cui parlavano gli sviluppatori con questa Osa. Non lo so, mi sembrerebbe strano perché l'operatrice è evidentemente croata anche nell'armatura, non lo so, questa scacchiera mi ricorda tantissimo la Croazia. Parliamo dunque di un nuovo attaccante evidentemente dotato di scudo antiproiettile, con la possibilità tra l'altro di vedere attraverso da ambo i lati, viste le riprese che vengono mostrate all'interno del video, e con la possibilità di essere piazzato sulle finestre. Come sapete, spesso e volentieri noi guardiamo i reveal, ma c'è sempre qualche dettaglio che non ci viene detto, e quindi un po' di sorpresa c'è anche per noi durante i reveal ufficiali. Vi aspetto dunque il 16 agosto per seguire insieme il reveal della nuova operatrice, delle tre mappe riworkate che già sappiamo essere, per affermazione degli stessi sviluppatori, Clubhouse, Banca e Costa. Dunque non mancate, vi lascio il link di Twitch qui sotto in descrizione, rainbow6.com. Lasciate tantissimi like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella qualora non l'aveste ancora fatto. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ah, quasi dimenticavo, questa sera alle 21:30 sono in live sul mio canale Twitch personale, il solito mute. Se vi va di passare, non si gioca a Rainbow Six, ma sto provando cose abbastanza interessanti. Non vi faccio spoiler, vi aspetto. Se vi va, il solito mute. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, ciao ciao.